Oggi parliamo di come gestire una polemica in rete in un contesto professionale. Se hai un'azienda, sai quanto è importante stabilire e curare il rapporto con i tuoi clienti e mantenere positiva la tua reputazione commerciale. Spesso, sulle piattaforme sociali aziendali, gli utenti commentano i contenuti pubblicati, chiedono informazioni oppure segnalano un problema facendo riferimento alla tua attività e alla qualità dei prodotti offerti. Le piattaforme sociali sono infatti spazi pubblici digitali che possono aumentare la percezione positiva associata alla tua azienda, ma ugualmente possono amplificare un'esperienza negativa con risvolti spiacevoli per l'immagine della tua impresa. In questo contesto, talvolta possono emergere toni eccessivi tra gli utenti e conflitti verbali rivolti direttamente alla tua azienda. In questi casi, sapere come gestire conflitti, spiegare eventuali equivoci e rispondere a critiche inopportune, mantenendo calma e professionalità, diventano requisiti fondamentali per arginare situazioni di scontro e tutelare la reputazione aziendale. Per questo motivo è essenziale prevedere una strategia di comunicazione sulle piattaforme sociali focalizzata anche sulla cura e la moderazione del rapporto con gli utenti, possibilmente assegnando a una o più persone appositamente formate la gestione della risoluzione dei conflitti con sensibilità e formule di risposta specifiche. Se ti trovi in una situazione di conflitto legata al tuo contesto aziendale, ricordati di alcuni semplici consigli. Di fronte a commenti inopportuni, è consigliabile rispondere in maniera pacata, senza alimentare provocazioni e riportando la conversazione a un tono adeguato. Può quindi essere utile rispondere al quesito principale riducendo il rischio di strumentalizzazioni e fornendo eventuali risorse di approfondimento. Naturalmente, se il commento è ritenuto offensivo, puoi sempre segnalare l'utente alla piattaforma o rivolgerti alle autorità competenti. Cerca di intuire il tono dell'utente per rispondere in maniera adeguata. È consigliabile dare risposte sintetiche, semplificare concetti complessi e lasciare i recapiti utili per un'eventuale assistenza. Ugualmente, sarà importante rispondere con ironia quando sarà opportuno e far percepire un senso di attenzione cercando un reciproco rapporto di rispetto e interesse. Quando opportuno, è consigliabile spostare la conversazione in un canale diverso, per evitare di prolungare conversazioni spiacevoli davanti alla platea aperta delle piattaforme sociali, evitando così di scatenare conversazioni a catena. Meglio invece dare recapiti e riferimenti puntuali per risolvere un problema in un secondo momento e in un contesto più privato. Naturalmente, puoi anche rivolgerti a professionisti specializzati per la pubblicazione di contenuti sulle tue piattaforme sociali e per la gestione dei conflitti in rete. Questa è l'importanza di gestire in maniera professionale una polemica sui propri canali promozionali.